siccome le so tutte, vi racconto la storia del Salone Nautico, cioè i soci di Uscina, l'80% sfruttava l'associazione per venire al Salone Nautico perché c'era uno sconto particolare. Negli anni hanno capito, e chi mi ha preceduto, i presidenti hanno rafforzato sempre più la squadra, hanno rafforzato l'associazione. Oggi noi siamo, io ritengo di essere una delle associazioni più forti di categoria, dove il governo ci ascolta, è vero, ci ascolta, poi ci deve fare attenzione e poi deve fare l'azione. Però oggi l'associazione è importantissima per il nostro settore e i soci l'hanno capita, perché nei momenti bui, quando i cantieri, nei momenti bui della crisi economica, si parla 2012, 2013, così, chi ha supportato le aziende sono stati i nostri accessoristi, perché quando gli istituti di credito chiusero i rubinetti, i nostri accessoristi hanno dato una mano, dilazionando i pagamenti e cercando, perché credevano in questo settore, e questa è la forza dell'associazione. Discusso che l'industria nautica italiana è leader nel settore delle grandi imbarcazioni, nel settore dei super yacht, delle imbarcazioni sopra i 24 metri, ma anche il difficile periodo della pandemia ha fatto avvicinare tantissimi nuovi utenti anche alle imbarcazioni medie, quelle di cui tu parlavi, e il pregio, comunque la responsabilità delle nostre aziende, di questo salone e dell'associazione di settore di Confindustria Nautica, è proprio quello di cercare di non disperdere questo patrimonio di nuovi utenti che si sono avvicinati all'acquisto e alla fruizione dell'imbarcazione. L'imbarcazione è stata vista come uno strumento per godere il proprio tempo libero in tranquillità con il distanziamento, e quindi aver sperimentato questo modo di fruire del mare in modo più anche responsabile, attento all'ambiente, proprio la direzione verso la quale le nostre aziende già si stavano proiettando negli ultimi anni, ha portato anche quest'anno ad una crescita del mercato domestico delle imbarcazioni, della fascia di cui tu parlavi, quindi della fascia medio-piccola, e quindi abbiamo avuto tantissimi visitatori, quest'anno l'abbiamo ricordato, un incremento del 13,9% delle presenze che hanno affollato le nostre banchine alla ricerca sia di sogni, cioè sogno la grande imbarcazione, ma intanto parto dalla media, dalla piccola, avevamo imbarcazioni esposte da 2,1 metri fino a 40 metri, perché questo è un salone che ha sempre espresso tutta la gamma della produzione internazionale e in particolare del Made in Italy. Questo salone è sempre stato uno strumento che ha accompagnato la crescita del comparto, ha avuto una funzione anticiclica addirittura nel 2020, quando è stato l'unico salone europeo ad aprire i cancelli, non ha mai abbandonato la sua industria, e adesso percorre, cioè amplifica quella che è la spinta alla crescita e all'innovazione del nostro comparto. Devo dire che il Salone continua di anno in anno a crescere, così come cresce la nautica, ma mi piace sottolineare che questa crescita è una crescita che è coordinata con la crescita dell'area. Questa era un'area che una decina di anni fa era improponibile. Piano piano abbiamo cominciato a lavorarci, oggi sta prendendo forma e la si vede nella sua bellezza, consente al Salone Nautico di essere un salone sempre più moderno, cioè sempre più a mare, con aree a mare, con spazi a mare, e quando le giornate sono come questa, ecco che la bellezza del salone si sposa con il fascino dell'area. Cito un esempio, la parte del canale che lambisce il Palasport, il padiglione S, ecco, lì ci sono barche a mare e sono stati creati stand nelle parti che sono ancora in costruzione ai piedi del Palasport. Ecco, questo è un esempio. Retro
del Jean Nouvel, questo bellissimo edificio. Ecco, tutte le darsene di un lato sono comunque con barche a mare e con stand retrostanti. Questo è un esempio di che cosa si riesce a fare quando si ha la voglia e la capacità e la volontà, anche con un cantiere aperto. Cantiere aperto che è sempre meno cantiere e sempre più spazi che si rendono alla città e in questo caso a chi gode di un salone internazionale sempre più importante come quello di Genova. Qui siamo sulla Frauscher 1212 Ghost Air, che è la versione walk around del nostro modello già di molto successo 1212 Ghost. Siamo molto, molto davvero soddisfatti di questo premio, orgogliosi di questo premio, perché l'abbiamo vinto in Italia, patria della nautica da diporto, con un prodotto che viene dall'Austria, poco oltre le Alpi, ma non prettamente in Italia. È stato riconosciuto pertanto nella patria del bello l'impegno che profondiamo nella costruzione e nello studio delle nostre barche, avvalendoci dell'opera di designer di livello internazionale che hanno partecipato a progetti di alto spicco su livelli diversi da quello nautico, per esempio quello automobilistico, come è nel caso di questo modello. Stefan Everwin, che è il progettista e il designer per gli esterni di questa imbarcazione, ha un suo studio personale di design, ma ha collaborato per tanti anni con Porsche Design, quindi si riconoscono forse da qualche parte le linee arrotondate degli ultimi modelli della casa tedesca. Nell'Austria della tecnologia, nell'Austria maniaca delle linee, delle forme, della meticolosità della costruzione, siamo riusciti a fare prima di tutto delle ottime carene e poi vestirle in maniera a quanto pare eccelsa, visto che ci viene riconosciuto a livello internazionale anche questo fatto del bel design. Lasciamo al cliente, come sempre accade in questi prodotti di nicchia e di valore elevato, la possibilità di scegliere. Comunque proponiamo principalmente i più grossi due competitor sul mercato, che sono Mercreiser, per esempio, con la motorizzazione per questo modello, gli 8,2 litri da 430 cavalli, in particolare però su questo modello dove ci troviamo ora, che è il numero 1 della serie, montiamo due Volvo Penta Common Rail Turbo Diesel D6 da 440 cavalli. Eravamo già contenti di essere scappati da Cannes con un bel portafoglio contatti, 5 ore di navigazione, siamo arrivati a Genova purtroppo con un meteo non proprio eccezionale, quindi ce la siamo giocata negli ultimi 3 giorni, ma abbiamo recuperato alla grande. Ottime visite, personaggi interessati, un bel peso di clientela, un bel salone quest'anno davvero. Interessante, non solo curiosi, ma persone alla ricerca di qualcosa di particolare e persone che già conoscevano il marchio, quindi sono arrivati mirati sul modello per capire determinate cose. Abbiamo fatto anche diverse uscite, nonostante il mare non sia stato clementissimo nei primi giorni, ma siamo riusciti a uscire con diversi clienti che forse anche grazie alle condizioni impegnative del meteo hanno potuto apprezzare ancora di più non solo l'estetica raffinata delle nostre barche, ma anche la carena dalle caratteristiche eccezionali. La TT420 viene presentata in quest'ultima edizione del Salone Nautico come una novità, una barca dalle grandi versatilità nonché dal grande comfort. TT perché nasce con l'idea di diventare il tender di grandi imbarcazioni o di megaville. La grande novità di questa barca è la possibilità di creare diversi layout al suo interno. Diverse zone hanno la possibilità di potersi trasformare sulla base delle necessità dell'armatore, come per esempio i tavolinetti che vedete qua sono abbattibili con la possibilità di poter creare un grande prendisole. Quindi l'idea è quella di ottimizzare tutti gli spazi dell'imbarcazione così da non scendere a compromessi con il comfort. Nello stesso momento a prua c'è la possibilità di poter creare una chasse longue orientata verso la navigazione così da garantire dei grandi momenti di relax. La TT420 misura 12,30 e ha la possibilità di ospitare fino a 12 persone. Anche quest'anno Mercury arriva al salone con delle novità. Diciamo la principale la vedete qui alle mie spalle, sulle nuove Jolly 38.
è una coppia di Mercury 500 Racing, motore introdotto veramente di recente da Mercury. È un motore racing, Mercury Racing celebra i 50 anni quest'anno e l'ha celebrata nel miglior modo presentando questa nuova gamma che si inserisce tra due motori, tra l'altro anche loro presentati di recente, che sono i 400 su base V10 e i 600 su base V12, che vedete anche qua esposti ai nostri ormeggi. Le sfide sono quelle di assicurare innanzitutto il divertimento per il cliente, e questo lo si fa sia dandogli la velocità che desidera, sia il comfort a bordo a livello di silenziosità, assenza di vibrazioni. Allora, se si parla di Mercury, le velocità possono essere veramente elevate, perché abbiamo motori anche puri racing che ovviamente possono portare imbarcazioni dedicate a velocità estremamente, estremamente elevate. Diciamo che questo genere di imbarcazioni che ho alle mie spalle possono raggiungere 60 nodi, okay? Questo in genere, questo è il limite di velocità che hanno, insomma tra i 50 e 60 nodi.